nessuna notizia di Isabella Noventa, 55 anni di Albignasego, scomparsa venerdì, parla l'amico che l'ha vista per ultimo, sono in ansia per lei, lui sentito dalla polizia. Avevano minacciato una donna con un coltello in camera da letto per scappare con i suoi soldi, la mobile li arresta a Bologna. Il comandante della Polstrada di Padova, rientrando dalle ferie, si imbatte in un incidente, mette in sicurezza due automobilisti a rischio sulla 14. Il presidente Zaia in consiglio regionale annuncia un progetto di assistenza legale per le persone che sono state truffate dalle banche. Contro nel Partito Democratico, Zanonato torna all'attacco del segretario Bressa per la sconfitta a Padova, lui smorza i toni, non abbiamo litigato, è un confronto. Il Movimento 5 Stelle contro il disegno di legge sulla buona scuola e dice nulla di costruttivo, il governo ha fatto solo tagli ovunque. Gianni Boetto rivela i trucchi per preservare le piante dopo un inverno caratterizzato da sbalzi di temperatura, così il dottore delle piante. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Da venerdì ancora nessuna notizia di Isabella Noventa, la 55enne di Albignasego, scomparsa nel nulla. L'amico che l'ha vista per ultimo, appunto, venerdì è stato anche sentito dagli investigatori. Ancora nessuna notizia di Isabella Noventa, 55 anni di Albignasego, scomparsa nel nulla venerdì sera. Isabella abita con la mamma in questa casa in via Ugo Foscolo ad Albignasego. I familiari stanno vivendo ore di angoscia, non credono che si tratti di un allontanamento volontario, lo fa capire il fratello Paolo. Stava comunque bene Isabella? Stava benissimo. Questa è la cosa importante. Basta. Grazie, buongiorno. Oggi molti tra parenti e vicini di casa sono andati a trovare l'anziana madre che sta vivendo ore di angoscia. Siamo un po' parenti, sono venuta a salutarla e basta. Come l'ha trovata? Tanto preoccupata? È altro che una figlia che manca, è logico. Cosa le ha detto? Che si sente morire. Sono in molti anche qui in piazza Obizzi, dove la donna lavorava come segretaria della dottoressa Fanton, a chiedersi che cosa sia successo. Venerdì sera Isabella si è fatta venire a prendere dall'amico Freddy Sorgato, insegnante di ballo, col quale aveva una relazione di amicizia, dice lui, da circa un paio d'anni. Alle 20 vanno a mangiare in questa pizzeria a Lyon. Quando arriva qui la coppia sembra tranquilla. Sono venuti a mangiare, ci siamo salutati, sono andati via. Qua non è successo niente. Poi Isabella dice a Freddy di portarla in centro, in piazza Insurrezione, dove deve vedere un'amica. Lui la porta e se ne va, un comportamento normale per i due che pare passassero anche giorni senza sentirsi. Le telecamere, secondo indiscrezioni, sembrerebbero confermare questa ipotesi. Dove è andata Isabella? Nessuno lo sa. Alle spalle la donna ha qualche guaio giudiziario legato alle vicende personali del fratello, ma in questa storia sembrano centrare poco. La procura ritiene si tratti di un allontanamento volontario, ma Isabella ha lasciato a casa bancomat e carte d'identità. Insomma, se si è allontanata da sola, con sé ha portato poco o nulla. A meno che dietro a questa misteriosa scomparsa non si nasconda una tragedia. Freddy, sentito dalla polizia, ha confermato tutta la storia. Sono angosciato per lei, ha detto. Non capisco dove possa essere andata e spero non le sia successo niente. Io venerdì sera l'ho vista molto serena. Queste le parole che ha ripetuto anche alla polizia. Ora l'incubo per ognuno di noi, trovarsi nella propria abitazione faccia a faccia con il rapinatore. Era accaduto recentemente in una casa all'Arcella, ora la mobile ha arrestato i predoni dell'Est. La donna se li era ritrovati di fronte in camera da letto. Il rapinatore, che le aveva portato via gioielli e soldi, le ha puntato contro un coltello prima di fuggire lanciandosi dalla finestra dell'appartamento di via Bonazza, all'Arcella. Ad attenderlo sotto c'era un complice e i due sono scappati a bordo di una Audi A6. La donna si è messa a urlare, un vicino ha preso il numero di targa. Il fatto è accaduto un mese e mezzo fa e ieri la squadra mobile ha stretto il cerchio intorno ai due. Si tratta di albanesi con precedenti che gravitano nel bolognese. Uno dei due soggetti arrestati si era introdotto all'interno dell'abitazione. Nel momento in cui l'incasato, la proprietaria, aveva aperto regolarmente la porta, in quanto i due soggetti si erano intromessi forzando una finestra laterale, la signora, quando si reca nella stanza da letto, ha la brutta sorpresa, il soggetto la minaccia, scappa con la defurtiva. C'è fuori dall'abitazione il complice che l'aspetta appunto a bordo di questa autovettura. Da quel momento parte la nostra attività di indagine. Le ricerche sono state coordinate dal PM Sergio Dini, l'ordine di custodia cautelare firmato dal GIP Margherita Brunello. I due sono in carcere a Bologna.
Non è tutto per la cronaca, perché c'è stata una rapina oggi pomeriggio in corso Milano. Una nomade si è avvicinata a un anziano ottantenne promettendo favori sessuali abbracciandolo. Lui si è divincolato, lei lo ha spinto e morso al polso e poi è scappata via. Immediatamente dopo l'anziano si è accorto che la donna era riuscita a sfilargli l'orologio che portava al polso, un Rolex Daytona molto costoso. La denuncia è stata presentata ai carabinieri. E allora, a proposito, vi sottoponiamo il quesito del TGN Aperta di questa settimana. Fateci le vostre segnalazioni, i furti in abitazione, cosa è accaduto, e comunque fateci sapere che cosa pensate. Vi sentite sicuri? Dite la vostra con un sms, lo vedete, il numero è sempre quello, 345 8566 847, una mail a padova@reteveneta.it. Il comandante della Polstrada di Padova invece, sabato Riccio, ha avuto il sangue freddo di intervenire direttamente in un incidente stradale appena accaduto e di mettere in sicurezza tutte le persone ferite nel mezzo della carreggiata. Il fatto è accaduto la sera del 4 gennaio scorso. Riccio si trovava in macchina con la famiglia, stava percorrendo la 14 quando all'altezza di Fano ha visto due macchine, una capottata al centro della carreggiata, l'altra contro il guardrail. Il dirigente della Polstrada ha aiutato il ragazzo che si trovava dentro l'auto rovesciata, fortunatamente in buono stato di salute, e quindi lo ha aiutato ad alzarsi. Insieme hanno soccorso l'anziano invece intrappolato nell'altra macchina, ha allertato intanto il 118 e ha fatto defluire il traffico. Adesso entriamo invece a Palazzo Ferrofini. Oggi in consiglio c'era il governatore Luca Zaia, ha annunciato un'iniziativa, una proposta di legge molto importante a tutela dei tanti risparmiatori delle banche che si sono sentiti truffati in questi mesi. Sentiamo come. 300.000 euro per l'assistenza legale, quindi un unico articolo di legge. L'opportunità non di finanziare i capi popolo che debbono diventare noti sulle disgrazie della gente, ma l'opportunità di dare una mano ai nostri risparmiatori che non hanno modo di difendersi, che non hanno modo di avere una consulenza per capire cosa è successo, e che non hanno modo di avere una consulenza per capire se il loro subordinato è stato comprato in maniera equa, trasparente oppure no, per fare in modo magari che il novantenne che ti dice io mi sono ritrovato azionista ma non sapevo neanche di aver comprato delle azioni, mi ha fatto una conversione di un prestito obbligazionario, per capire fino in fondo che la tutela di questi risparmiatori passa attraverso comunque delle spese legali. Valutare le singole opposizioni, magari assieme alle associazioni delle rappresentanze, alle associazioni di consumatori, quello che sarà, e cercare di fare in maniera puntuale, con una commissione di tecnici, eccetera, autorizzare o meno le azioni da sostenere, da finanziare con questa assistenza legale che possiamo dare. La Giunta ha deliberato il 23 dicembre e il progetto di legge, quindi è già agli atti. Io penso che questo Consiglio non ha riserve nel portarlo avanti, insomma nel sostenerlo. Ora invece andiamo a vedere le vicende del Partito Democratico. Negli ultimi giorni ancora una volta l'attacco da parte di ex, in particolar modo Zanonato Giaretta, nei confronti del segretario cittadino Bressa, ancora una volta per la sconfitta alle comunali dello scorso anno. Vediamo come risponde il segretario. Acqua agitate in via Beato Pellegrino. Tutto parte quando l'ex sindaco e senatore Paolo Giaretta invita i vertici locali del PD a riflettere sul perché Bitonci abbia così tanto seguito in città, visti i dati pubblicati dalla classifica di gradimento del Sole 24 Ore. Anche l'ex sindaco Zanonato, ora eurodeputato, ha voluto dire la sua sulla sconfitta del 2014, al che risponde il segretario cittadino Antonio Bressa. Ho semplicemente detto che avrei letto la loro opinione come leggo le opinioni di tutti gli iscritti del partito. Da lì, insomma, è partita una polemica sul fatto che avrei in qualche modo declassato i nostri ex sindaci e semplici iscritti. Niente di più falso, perché c'è tutto il rispetto per la loro autorevolezza. L'unica cosa è che ovviamente bisogna ascoltare loro, ma non solo loro, perché siamo una grande comunità che guarda avanti. Nessuno scontro generazionale, ci tiene a rassicurare il segretario, solo un normale confronto democratico in cui i toni forse si alzano un po' di più. Bressa non si sente isolato. Considero di avere l'appoggio dell'attuale gruppo dirigente del Partito Democratico in città e anche provinciale. Sono manifestazioni di stima e vicinanza che mi arrivano. Poi se non vengono rese pubbliche, questa è una libera scelta di chi fa politica
e che può ovviamente decidere se limitarsi alla telefonata privata o al posto o all'articolo sui giornali. Il Partito Democratico ha fatto una buona opposizione, continua Bressa, e per cercare di dare ancora maggior ascolto ai cittadini, da questo sabato ci saranno dei tavoli di discussione nei quartieri della città per guardare alle scelte future. Il senatore padovano del Movimento 5 Stelle, Giovanni Endrizzi, invece va all'attacco del disegno di legge sulla buona scuola. Una scuola buona è una scuola che aiuta ciascuno studente a sviluppare il proprio potenziale e quindi aumenta il capitale umano della nostra nazione. Deve essere fatta di innovazione didattica, di un miglior rapporto studente-insegnante. Deve essere una scuola che forma oltre a istruire, ma di tutto ciò nella riforma di Renzi non c'è traccia. Ci sono solo tagli, tagli, tagli. Nessun posto rimarrà vuoto, parliamo delle graduatorie per gli asili nido, c'è l'assessore Vera Sodaro che ora ci spiega come la residenzialità è stata decisiva per le assegnazioni. Asili nidi comunali al completo, la graduatoria stilata dal Comune ha vagliato tutte le 335 domande per i 143 posti disponibili a Padova. Per ora sono stati assegnati 133 posti, gli altri verranno stabiliti in caso di ricorsi. Anche quest'anno per la seconda volta il criterio di residenzialità ha avuto un peso determinante per l'assegnazione dei posti nei 17 asili nidi gestiti dal Comune di Padova. 15 punti per chi abita in città da 20 anni e punteggio gradualmente inferiore per chi vive da 15, 10 e 5 anni. Stesso regolamento che presto potrebbe essere applicato anche per le scuole materne, ma per questo, secondo l'assessore Sodaro, bisogna attendere il 2017. Intanto ecco le indicazioni per le famiglie escluse dalle graduatorie. Per quel che concerne i genitori che hanno posto, che hanno presentato domanda e che non hanno visto accolta la domanda, l'invito a presentarsi presso gli uffici di Via Raggio di Sole, che poi comunque il personale illustrerà loro le eventuali possibilità per i loro bimbi. Sono invece 16 le domande pervenute da fuori comune. In questo caso verrà tenuto conto del luogo in cui si trova il posto di lavoro dei genitori. Ricordo che appunto i requisiti sono la residenza nel comune di Padova, però comunque verranno vagliate anche le domande da parte di famiglie non residenti nel caso di posti disponibili e nel caso di necessità lavorative documentate di almeno uno dei genitori. Ora la curiosità, ci osservano dall'alto, saranno sempre più fondamentali, soprattutto per la consegna di merce, magari anche le pizze. Nasce a Padova il primo master per piloti di droni. Gestione sostenibile del territorio, delle risorse, progettazione di reti ecologiche, mappature, molto altro, insomma, ma anche la G-Science, cioè sistemi di pilotaggio remoto. Il direttore di questo nuovo master è il professor Massimo De Marchi, dell'Università di Padova. Dopo le feste natalizie e temperature anomale di questi giorni, per chi ha il pollice verde, ecco i consigli del dottore delle piante. Sto capendo che è arrivato stamattina un signore che non sapeva dove metterlo, cosa fare. Il signor Gianni me lo tiene, lei fa quello che crede, lei è arrivato, è bellissimo e sicuramente lo terrò, vediamo un attimo cosa farò dopo. Magari cresce, buono per l'anno prossimo. Sì, appunto, ma bisogna cambiare vaso, creare un'atmosfera diversa, è troppo piccolo il vasetto e ripartire da capo. Per il dottore delle piante in questo periodo i pazienti principali sono piccoli abeti da svasare e curare e stelle di Natale da potare. Non farlo durare un po' di più, non puoi fare niente, solo la puoi tagliare adesso, appena comincia a cadere le prime foglie, tagliare e metterla via per il prossimo anno, in un ambiente tranquillo, asciutto, al buio, non ha bisogno di acqua, di niente, e il prossimo anno ripartono. Nel suo piccolo spazio di Ponte dei Tadi, vicino al suo storico bar, Gianni Boetto, l'appassionato di botanica che cura le piante gratis, dispensa consigli ai vicini che arrivano quasi ogni giorno con fiori e piante d'appartamento in difficoltà. Il lavoro non si ferma in questo periodo e dopo le temperature anomale di questo inverno bisogna prestare attenzione per non far morire gli arbusti. I consigli miei sono quelli di tenerle chiuse in ambienti non caldi e neanche freddi, in ambienti tipo questo che sta benissimo, piano terra, con la luce, e questo è sufficiente perché troppo caldo fa male, freddo pure. Questo limone qua è fiorito da perché era interno ma ha sofferto e sta riprendendo perché è più fresco, era in un ambiente caldo, in un appartamento chiuso, l'ho portato qua e sta rifiorendo ancora, sta ripartito adesso. Inciampare nella storia per ricordare il sacrificio degli ebrei padovani deportati e uccisi ad Auschwitz.
Eugenio Cohen Sacerdoti, rabbino di Padova dal 36 al 43, sua moglie Amalia Dina, Oscar Cohen, Gemma Bassani e Marcello Levi Minzi. Sono i nomi di 5 ebrei padovani internati nel campo di Vo e poi deportati ad Auschwitz nel luglio del 44, dove trovarono la morte. Questi 5 nomi verranno ricordati grazie delle piccole pietre d'inciampo, pietre che si trovano in via San Martino Solferino, in via Roma, per non dimenticare l'orrore della Shoah e per ricordare le migliaia di vite innocenti rubate dalla follia nazista. Le 5 pietre scoperte oggi si aggiungono alle 3 posizionate l'anno scorso, ma sono molti gli ebrei che devono essere ricordati. Voglio ricordare in particolare l'ingegner Goldbacher, che fu vicepresidente della nostra comunità. È una figura molto importante, speriamo nei prossimi anni di voler ricordare. È stato colui che ha elettrificato Padova. La comunità ebraica fino alle leggi razziali del periodo fascista fu sempre molto attiva e ben integrata nella vita cittadina padovana, tanto da nominare ad inizio Novecento anche un sindaco, Giacomo Levi Civita. Il sindaco Bitonci oggi presenta la cerimonia insieme agli studenti del Tito Livio che hanno ricordato le storie dei 5 ebrei deportati, ha promesso che ogni anno verranno aggiunte pietre d'inciampo. Questo momento è il secondo anno, l'abbiamo voluto noi fortemente come amministrazione. La professoressa mi ha chiesto se verrà fatto anche il prossimo anno, io gli ho garantito che questo è diventato ormai un appuntamento che verrà fatto ogni anno a Padova. La memoria non può essere un avvenimento saltuario, deve essere un avvenimento che si ripete con costanza ogni anno. Politica in primo piano, questa sera come sempre su Rete Veneta, con il trattato di Schengen sospeso da molti paesi, mentre l'Italia non sembra voler aumentare i controlli alle frontiere. Ospiti del direttore Luigi Bacialli alle 21.05 a Focus, Roberto Marcato, Jacopo Berti, Elena Dorazzan, Gennaro Marotta, Gio Formaggio, Fabio Bui, Said Chaibi, Yuri De Luca e come sempre i vostri SMS. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per averci seguito, buona serata.